Siamo all'incrocio tra Viale Varese e Viale Cattaneo, dove c'è il Caio Plinio, come potete vedere. Questo è uno dei cantieri che in questi ultimi giorni, come potete vedere, sta creando un impatto importante sulla circolazione. Molti sono coloro che ci hanno segnalato, come vedete, rallentamenti qui perché la strada si restringe. C'è la chiusura anche di alcune arterie che adesso vi facciamo vedere, ma soprattutto quello che molti nostri lettori ci hanno segnalato è, come vedete, ecco, la presenza del semaforo. Semaforo che vicino a un altro con il restringimento in questi giorni sta creando non pochi disagi. Qui la strada è ridotta, come vedete, in maniera importante, di almeno una carreggiata. E questi sono dei lavori per la posa di questi tubi dell'acquedotto che vanno avanti da ormai qualche settimana. Rallentamenti verso Viale Cattaneo, rallentamenti, come vedete, anche nell'altra direzione, verso la Via Lucini. Come potete vedere, anche Via Italia Libera, dove ci troviamo in questo momento, è chiusa, non si può passare, non si può quindi andare a confluire come si fa di solito proprio su Viale Cattaneo, strada che però, come vedete, viene chiusa proprio per consentire i lavori che sono più avanti. Ormai questo è da una settimana che è in vigore, chiusura quindi anche della Via Italia Libera. Si può arrivare qui fino all'incrocio con Via Gramsci, scendendo da Via Italia Libera, dove c'è la Croce Rossa. Questo è il caos che si verifica spesso, come vedete, anche in Via Lucini. La strada è chiusa in direzione del Caio Plinio, qui a metà, come potete vedere, all'altezza di Via Toriani. Le auto devono girare obbligatoriamente. Chi esce dalla città, come vedete, molto spesso rimane a lungo in coda. I lavori sono fermi, come vedete, ora all'altezza del Caio Plinio, dovrebbero proseguire anche nelle prossime settimane, da quanto si è potuto apprendere, qui proprio sulla Via Lucini, per interessare anche questo tratto di strada. L'intervento complessivo, già iniziato da ormai qualche settimana, dovrebbe concludersi, da quanto si è potuto apprendere dal comune, entro la metà del mese di marzo.